Sono veramente soddisfatto di poter annunciare il corso relativo al linguaggio di programmazione Python. Il corso te lo presento in due modalità. Una di queste modalità la potrai seguire qui su YouTube e andando avanti settimana dopo settimana arriveremo fino alla fine del corso. L'altra modalità invece è quella che potrai seguire su Udemy. Qui sotto in basso nelle descrizioni ti metto il link per linkarti proprio su Udemy. Udemy avrà un costo, però avrai il corso di Python completo dall'inizio fino alla fine, quindi tutto quello che riguarda le basi del linguaggio di programmazione Python. Io sono Fulvio Mariola, ho iniziato ad interessarmi di informatica da più di 20 anni e dal 2005 ho trasformato la mia passione da hobbista appassionato a un lavoro vero e proprio come professionista. Adesso che abbiamo creato il nostro modulo in autonomia, andiamo invece a vedere altri moduli, ovvero i moduli che sono già inclusi all'interno del nostro linguaggio di programmazione Python. Se ad esempio nel programma che abbiamo scritto ci sono già delle funzioni che stiamo utilizzando come input, come print o quant'altro, noi di fatto non le abbiamo scritte queste funzioni, di fatto sono già incluse all'interno del nostro linguaggio di programmazione. Quindi ci sono alcuni moduli che sono già inclusi, oppure altri moduli che invece li dobbiamo chiamare, in modo tale che possiamo utilizzare le nostre funzioni in alcuni casi specifici mentre stiamo sviluppando del codice. Qui ti mostro uno screenshot dove puoi vedere i tanti e differenti moduli che si possono utilizzare all'interno del nostro linguaggio di programmazione Python. Sono veramente un'infinità, a seconda ovviamente della versione che stiamo utilizzando. Ogni versione ha un certo numero di moduli, quindi bisognerà andare a ricercare nella documentazione di Python quali sono i moduli specifici all'interno della nostra versione, che è la 3.10, quella che stiamo utilizzando. Ad esempio, quando vogliamo utilizzare delle particolari funzionalità matematiche, andiamo a fare un import del modulo math e poi all'interno del modulo math, se lo implementiamo in questo modo, allora dovremo definire ogni volta il suo modulo quando chiamiamo la funzione che ci serve, ad esempio il pow per una potenza, l'sqrt per una radice e così via. Ma come ho detto, ogni modulo ha differenti funzionalità a seconda del caso. Ad esempio, quando stiamo sviluppando il nostro software, la nostra applicazione, e abbiamo bisogno di gestire sia le date che le tempistiche, gli orari, allora ci viene in aiuto, ad esempio, il DateTime, una funzione che è specifica nel caso in cui ci serva la gestione di queste funzioni. E quindi, una volta che noi definiamo DateTime, questa è un'altra modalità per importare un modulo, e gli andiamo a definire le due funzioni che ci servono in questo caso. Quindi, come vedi, i moduli che andiamo a utilizzare a seconda del caso sono veramente tanti.